Blitz antidroga dei carabinieri a Ragusa, arrestato un albanese di 38 anni, spacciatore di cocaina. Sequestrati inoltre 5 grammi di sostanza stupefacente e quasi 10.000 euro in contanti. Sequestrata dalla Guardia di Finanza a Vittoria un'azienda di recupero plastica dismessa. All'interno dell'area, grande circa 40.000 metri quadri, c'erano in particolare fanghi e rifiuti speciali. A Scoglitti, marineria mobilitata per la rosa a queste ore del porto insabbiati, i pescarecci non possono uscire per la normale attività di pesca e a soffrire sono le migliaia di famiglie della frazione. Manutenzione e buche stradali a Vittoria, i consiglieri Santo Cilic e Franco Caruso puntano l'indice sulla paradossale situazione dei risarcimenti verso coloro che subiscono danni ai propri mezzi. Tra problematica da Cate nel mirino del Movimento 5 Stelle, il mancato pagamento degli stipendi ai comunali, nel recente sciopero dei netturbini e le dimissioni recenti del segretario generale del comune. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia. Allora la cronaca in apertura, con l'arresto di un albanese 38enne arrestato dai carabinieri a Ragusa. A lui i militari sono arrivati con un blitz svolto tra Vittoria, Scoglitti e Randello in 3 abitazioni sospette. In azione anche i cani antidroga e quelli specializzati nel ritrovamento di armi ed esplosivi. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Ragusa hanno arrestato uno spacciatore di cocaina sequestrando 5 grammi di droga e quasi 10.000 euro in contanti, ritenuti provento della lucrosa attività illecita. L'operazione si è svolta alle prime luci dell'alba di ieri mattina su 3 obiettivi che i carabinieri ritengono connessi tra loro in un'attività di spaccio operata da pusher di nazionalità albanese, regolarmente residenti in zona e impegnati nel comparto agricolo serricolo. A partecipare al blitz antidroga anche 3 unità cinofile del nucleo Carabinieri di Nicolosi, con i cani Indic e Roy per la ricerca di droga e Daryl, specialista invece in armi ed esplosivi. Nel mirino dei militari 3 abitazioni ricadenti nelle campagne dei comuni di Ragusa e Vittoria, tra Scoglitti e Randello. Nelle 3 case, minuziosamente setacciate, sono state trovate diverse scatole di mannitolo, una sostanza in polvere bianca notoriamente utilizzata per tagliare la cocaina, materiale per il confezionamento e 3 bilancini di precisione ancora sporchi di polvere bianca. Nell'auto di uno dei acquisiti, il 38enne Bledi Soda, residente in provincia di Monza, Brianza, ma di fatto domiciliato a Punta Braccetto, i carabinieri hanno trovato anche un sacchettino con 5 grammi di cocaina purissima e quasi 10.000 euro in contanti. Il tutto è stato ovviamente sottoposto a sequestro. I militari dell'arma ritengono di essere arrivati tardi, poiché probabilmente la più grossa parte della roba era stata già tramutata in moneta sonante. I soldi e la coca trovati hanno comunque permesso ai carabinieri di arrestare Bledi Soda per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, d'intesa con il pubblico ministero Monica Monego, è stato associato alla casa circondariale del capoluogo Ibleo. Ancora carabinieri in azione, ma stavolta a Vittoria. Un giovane di 21 anni è stato infatti arrestato, il ragazzo giudicato colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Prosegue a ritmi serrati l'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Vittoria. Nella serata di ieri, in occasione di alcune perquisizioni domiciliari nell'area urbana, un 21enne è stato arrestato in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione. L'esecuzione, finalizzata all'applicazione della misura limitativa della libertà personale, impone al pregiudicato di scontare la pena residua di 2 anni, 11 mesi e un giorno di reclusione, dal momento che è stato giudicato colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il reato risale al maggio 2013 ed è stato consumato nel territorio del comune di Acate. L'uomo, ben noto ai militari dell'arma che lo avevano già deferito in stato di libertà in passato per analoghi reati commessi nella giurisdizione iparina, è stato condotto nella caserma di via Garibaldi, dove, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale Ibleo, Monica Monego, per i provvedimenti di competenza. È sempre a Vittoria, ma in questo caso la polizia ha arrestato 2 marocchini sorpresi mentre rubavano un motorino in Piazza del Popolo. Per sfuggire all'arresto, i 2 avevano anche cercato di lanciare il mezzo contro l'auto degli agenti, poi sono fuggiti a piedi, fuga però che si è rivelata inutile.
Due marocchini di 25 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia di Vittoria, che li ha beccati in flagranza di reato mentre rubavano un motorino regolarmente in sosta in Piazza del Popolo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due sono giunti in centro dalle campagne tra Macconi e Migneki, dove vivono in abitazioni rurali, in sella ad un motociclo di proprietà di uno di loro in regola con il permesso di soggiorno. Addocchiato il mezzo da rubare, hanno scassinato il bloccasterzo e il quadro d'accensione. Il colpo è stato però bloccato da una pattuglia emborghese della Polizia di Stato, commissariato di Vittoria. Per tentare di sfuggire alla cattura, i marocchini hanno scaraventato lo scooter rubato verso l'auto dei poliziotti e si sono dati alla fuga a piedi per via Cavour, ancora gremita di gente. Uno è stato immediatamente raggiunto e bloccato, l'altro è stato ricercato per circa un'ora e alla fine è stato preso. In manette, Jawad Benazir, 25 anni, residente in contrada Migneki, a Gela, in possesso di permesso di soggiorno, e Adil Ez Zahari, marocchino di 24 anni, irregolare, senza fissa dimora. Dai controlli è emerso che anche il motociclo col quale erano giunti a Vittoria non era in regola. Il numero impresso sul telaio e quello indicato nella carta di circolazione non erano infatti uguali. Il mezzo è risultato rubato e a breve sarà restituito al proprietario. Già restituito al proprietario invece anche quello rubato poco prima in piazza. Per i due marocchini è scattato l'arresto e sono state avviate le procedure di espulsione per quello irregolare. Incidente mortale stamani sulla Ragusa Modica, per cause ancora in via di accertamento. Una Fiat Stilo che viaggiava in direzione di Ragusa e un maggiolone diretto a Modica si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita il conducente del maggiolone, un 61enne di Rosolini. Ferito solo lievemente anche il conducente dell'altro mezzo, un 43enne, anche lui di Rosolini. Un'azienda di recupero plastica dismessa è stata sequestrata a Vittoria dalla Guardia di Finanza. L'area è grande circa 40.000 metri quadri, anche fanghi e rifiuti speciali. Continua incessante l'attività delle fiamme gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa a tutela dell'ambiente. Nella mattinata di martedì, i finanzieri della compagnia di Ragusa, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno effettuato il sequestro a Vittoria di un'impresa di recupero plastica e di un'area industriale estesa su circa 40.000 metri quadri, adibita a stoccaggio incontrollato di fanghi, rifiuti speciali e all'illecito smaltimento della plastica dismessa proveniente dagli impianti serricoli. In particolare, il provvedimento di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa è scaturito dall'attività info-investigativa svolta nel recente passato. L'esito delle indagini ha consentito di denunciare il rappresentante legale della società in concorso con altri soggetti per reati ambientali legati all'illecito smaltimento di rifiuti speciali. I responsabili ora rischiano una pena che va dall'arresto da 3 mesi a 1 anno e un'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. L'attività è stata espletata con carattere di urgenza in quanto l'impresa aveva realizzato una vera e propria area di stoccaggio non autorizzata di rifiuti tossici e nocivi per la salute pubblica, consistenti in centinaia di metri cubi di fanghi palabili privi delle idonee misure di trattamento. Sul sito sottoposto a sequestro è stato richiesto l'intervento di personale specializzato dell'ARPA di Ragusa per l'effettuazione di carotaggi e prelievi di campioni al fine della classificazione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, conferiti in discarica, nonché le analisi delle acque di falda per appurare un eventuale inquinamento delle stesse. Dopo una maratona lunga, 10 giorni, l'ARS ha finalmente approvato la finanziaria con 49 voti a favore e 3 astenuti e 21 contrari. Il bilancio della Regione quest'anno ammonta a circa 22 miliardi, finanziaria che taglia 400 milioni e congela 500 invece milioni di spesa, che sarà svincolata con la definizione della trattativa in corso con lo Stato in materia di entrate fiscali. E per la prima volta l'ARS ha evitato di votare le norme in seduta notturna, impegno che aveva preso e ha mantenuto il presidente Ardizzone, che ha condotto i lavori senza cedere a pressione pur legittima di alcuni deputati. Così come ha mantenuto la linea sull'ex tabella H, i contributi diretti a enti e associazioni, che è stata cancellata grazie al Movimento 5 Stelle, che si è battuto per la soppressione, e con i finanziamenti, circa 12 milioni, che saranno messi a bando. Scogliete adesso con l'eterno problema dell'insabbiamento del porto, la marineria torna ancora a mobilitarsi, i pescherecci non si muovono da giorni, cresce il malcontento nelle centinaia di famiglie che vivono solo di pesca. A Scoglitti torna l'incubo insabbiamento del porto, la marineria della frazione nuovamente sul piede di guerra, con gli operatori del settore costretti a tenere ormeggiati i pescherecci a causa dell'impossibilità di muoversi. Attività di pesca quindi in stand-by, in attesa che qualcuno, possibilmente dal genio civile, si decida ad intervenire. Inutile stare sempre a ricordare la mala sorte o il fatto crudele per qualcuno che ha visto proprio in quel punto la realizzazione della struttura.
Tra miopia della classe politica dell'epoca e interventi strutturali di poca efficacia, alla fine il risultato è che a piangere le conseguenze sono sempre quelle famiglie che vivono di questa attività. Siamo fermi e siamo soprattutto arrabbiati. Arrabbiati perché abbiamo visto che il porto ormai non è più in sicurezza. Nonostante si sono buttati in mare 11 milioni di euro, questo perché? Perché il Genio Civile Opere Marittime, quando ha presentato questo progetto, non ha dato ascolto ai pescatori, soprattutto al sottoscritto, perché avevo detto che quello era un progetto che andava nella direzione sbagliata. Oggi devo dire che avevo ragione io, avevamo ragione noi pescatori, perché oggi il porto non è più in sicurezza. Quindi bisogna mettere mano a un nuovo progetto, e mentre addirittura oggi siamo fermi perché gli altri colleghi delle altre marinerie stanno lavorando tranquillamente, noi per il porto che non è più in sicurezza e che siamo danneggiati anche economicamente, siamo fermi. Quindi da oggi inizia una nostra mobilitazione, cercheremo di invitare tutte le autorità competenti, la Capitaneria, il Genio Civile, l'Assessorato ai Lavori Pubblici, manderemo i telegrammi anche al Signor Prefetto e cercheremo da oggi di capire chi ha avuto queste responsabilità e quale iniziative intendono adottare nell'immediatezza, perché i pescatori non possiamo rimanere bloccati all'interno del porto di Scoglitti. A Comiso due scolaresche della scuola primaria Bufalino di Pedalino, guidate dalle insegnanti Giusy Catani e Maria Concetta Cutrone, hanno visitato la sede della Fondazione Bufalino, dove hanno assistito alla proiezione di video e immagini riguardanti i monumenti architettonici della città. Gli alunni, stimolati e interessati dalle immagini, hanno proseguito la visita della città con l'ausilio di una guida turistica, improvvisandosi loro stessi guide per i compagni. Al termine del tour cittadino, il personale dell'ufficio turistico ha omaggiato insegnanti e alunni di materiale informativo su Comiso. I consiglieri comunali Santo Cirico e Franco Caruso tornano a puntare l'indice su quella che definiscono la paradossale situazione a Vittoria della manutenzione stradale, ovvio riferimento alle buche, nel caso specifico appunto l'annosa questione che col maltempo di questi giorni si è accentuata. Mentre da un lato i dirigenti dichiarano che non ci sono somme per l'acquisto dell'asfalto per ricoprire le centinaia di buche, alcune molto pericolose per l'incolumità dei cittadini, dall'altro si continuano a pagare decine di migliaia di euro in risarcimenti. Per i consiglieri Santo Cirico e Franco Caruso, se non siamo più incredibile dei paradossi, poco ci manca. Fino a ieri in commissione bilancio, rilevano i due consiglieri dell'opposizione, abbiamo esitato una ventina di atti per il risarcimento danni da insidie stradali per oltre 30.000 euro. Com'è possibile tutto ciò, si chiedono Cirico e Caruso? E com'è possibile che non si riescono a reperire le somme necessarie per acquistare l'asfalto, quando sanno che è solo questione di tempo, considerato che devono pagare con gli interessi centinaia di migliaia di euro in debiti fuori bilancio? Insomma, il cane che si morde la coda, ma che fa male solo alle tasche dei vittoriesi. Per i due consiglieri, pertanto, non c'è mai stata una programmazione seria ed è impossibile continuare a pagare la rottura di gomma o cerchioni che non siano meno di 600-700 euro, se va bene. Quindi l'invito, l'ennesimo, all'amministrazione comunale a porre un freno a questo andazzo e a cancellare questo autentico paradosso in salsa siciliana. Supera la Lotto Fortunato a Comiso, ieri centrato un 5 da 8.700 euro, giocata fatta da una coppia di sessantenni presso la ricevitoria di Viale della Resistenza. Alla combinazione mancava un numero per il premio da 52 milioni. Ieri sul posto della vincita c'era, come da prassi in queste occasioni, curioso e cliente abituale, mentre i titolari hanno esposto in vetrina il classico Fortunato tagliando. Pubblicità a dopo. Siamo da parte con il telegiornale. In riferimento alla paventata installazione di un'antenna telefonica nei pressi dell'ospedale di Vittoria, interviene in queste ore nell'Odieli di Patto per Vittoria, dice: resta pur sempre la preoccupazione per il possibile inquinamento elettromagnetico in zone come gli ospedali, dice Odieli, ma non possiamo dimenticare che antenne di tale genere sono disseminate sui tanti tetti della città, pertanto è più da verificare se sia il caso di coinvolgere la politica affinché la stessa si adoperi per proporre modifiche sostanziali ad una normativa generale che lasciano pochi interrogativi, piuttosto, conclude Dieli, che protestare per un singolo episodio, anche per evitare azioni che sarebbero strumentali a se stesse.
Acate, con il Movimento 5 Stelle, le problematiche cittadine analizzate in queste ore dai grillini, lo stipendio dei comunali, ad esempio, lo sciopero recente dei netturbini e le recenti dimissioni del segretario generale. Ad Acate il Movimento 5 Stelle porta all'attenzione di stampa e opinione pubblica alcune delle problematiche più impellenti che interessano la vita della cittadina iblea. C'è ad esempio il problema del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, problema che va avanti da 2 mesi e del quale non si vede soluzione. Stesso problema per gli addetti alla raccolta rifiuti che hanno scioperato lasciando i sacchetti di plastica in giro per il territorio acatese. Il vento e il randaggio stanno completando l'opera distribuendo rifiuti ovunque. Ieri notte si è appreso delle dimissioni del segretario generale Maurizio Toscano, dimissioni che hanno impedito di fatto lo svolgimento del Consiglio Comunale e che rischiano di bloccare ulteriormente il Comune. I grillini si sarebbero pertanto aspettati un intervento immediato da parte del sindaco Raffo. Invece il primo cittadino preferisce scrivere comunicati filosofici attaccando ad ogni più sospinto le opposizioni. Preferiamo in ogni caso sorvolare su questi temi, rimarcano i grillini, perché ci sono cose ben più importanti delle beghe di partito e dei risentimenti personali. Ci sono infatti gli stipendi e la dignità dei lavoratori, la salute dei cittadini e la cura della città. E poiché uno dei motivi principali di questi problemi è la mancata adozione del bilancio previsionale 2015, abbiamo chiesto un incontro al commissario regionale Vincenzo Lauro per trovare una soluzione condivisa e rapida al problema. Nel frattempo, conclude il Movimento 5 Stelle, auguriamo buone vacanze al sindaco, scrittore e alla giunta. La senatrice del PD Venera Padua ha scritto in queste ore una lettera aperta al governatore Rosario Crocetta in merito alla sospensione del servizio trasporto disabili per l'esponente del PD. Non si doveva arrivare a questo punto e bisognava predisporre un capitolo ad hoc sulla questione. È veramente insopportabile pensare che dei ragazzi diversamente abili non possano usufruire di diritti come il servizio trasporto costituzionalmente riconosciuto e sui quali si fonda l'ordinamento democratico del nostro paese. Lo sostiene la senatrice Venera Padua, che ha scritto una lettera aperta al governatore Crocetta, sottolineando come bisognava predisporre un capitolo di bilancio ad hoc per sanare la questione e quindi non si doveva arrivare a questo punto. Come si spera adesso di uscire da questa impasse, si chiede la Padua? Perché il rischio di lasciare ai margini della società persone che dovrebbero avere attenzioni che sono necessarie per realizzare una comunità veramente inclusiva. E ancora, come si pensa di risolvere l'altra questione, ossia la manutenzione degli istituti? I ragazzi hanno bisogno di vivere la quotidianità scolastica in ambienti sicuri e salubri, in una parola, dignitosi. Non stiamo parlando, continua la Padua, di chissà quale questioni, ma di cose che richiedono solo attenzione e buonsenso. E a cosa serve, ad esempio, avere investito soldi pubblici in tecnologie moderne e avanzate, se poi manca, ad esempio, la corrente elettrica? Quindi la conclusione della senatrice Blea. Sono certa che Crocetta sarà dispiaciuto e sbigottito nel leggere la lettera, ma che porrà in essere ogni azione necessaria al fine di risolvere l'incresciosa questione che interessa tutta l'area Iblea, perché si sa che una scuola per funzionare ha bisogno dell'energia elettrica e del metano e che il numero dei bambini in difficoltà è cosa abbastanza nota. Lo sport, basket femminile Serie A, terza sconfitta in campionato per la Passalacqua Spedizioni, prima sconfitta casalinga al Palaminardi, ieri sera contro Napoli, ha messo in campo una prestazione tra le più opache della stagione, perdendo per 58-68, a pesare in casa ragusana, soprattutto la Senata no, da 3 punti con l'1-19 totale dai 6-75, che ha influito non poco sul risultato finale, ma è chiaro che tutto il collettivo dovrà ritrovare gioco e fiducia nei propri mezzi, così come poi ha sottolineato nel dopogara lo stesso tecnico Gianni Lambruschi. Il calcio, gara di fondamentale importanza domenica in promozione per il Comiso, al comunale arriva l'Atletico Gela in flessione negli ultimi tempi, ma sempre avversario di spessore visto che staziona da tempo nei quartieri alti della classifica. Nel turno precedente ha però perso in casa contro il Castel Termini e quindi vorrà sicuramente rifarsi. Tra l'altro la sconfitta ha provocato il sullevamento in panchina di Misiti, sostituito da Antonello Capodicasa. Il Comiso dal canto suo, dopo gli ultimi incoraggianti risultati, crede fermamente nella salvezza. Domenica mancherà per squalifica in attacco Fazio, per il resto squadra al completo, compreso l'attaccante Rimmaudo, già in doppia cifra in questa stagione. A Serie Pilo vuole fatti in primo piano.
Blitz antidroga dei carabinieri a Ragusa ha arrestato un albanese di 38 anni, spacciatore di cocaina, sequestrati in oltre 5 grammi di sostanza stupefacente e quasi 10.000 euro in contanti. L'operazione alle prime luci dell'alba, cui hanno partecipato anche 3 unità cinofile di Nicolosi. Nel mirino dei militari 3 abitazioni ricadenti nelle campagne di Ragusa e Vittoria, tra Scoglitti e Contrada Randello. Sequestrata dalla Guardia di Finanza a Vittoria un'azienda di recupero plastica dismessa. All'interno dell'area, grande circa 40.000 metri quadri, c'erano in particolare fanghi e rifiuti speciali. L'esito dell'indagine ha consentito di denunciare il titolare dell'azienda in concorso, con altri soggetti devono rispondere di reati ambientali legati allo smaltimento illecito di rifiuti speciali. Le indagini proseguiranno in tutto il territorio iparino. A Scoglitti, marineria mobilitata per la nosa questione del porto insabbiato, i pescherecci non possono uscire per la normale attività di pesca e a soffrire sono le migliaia di famiglie della frazione. Torna l'incubo insabbiamento porto, per il portavoce dei pescatori Vino Nicosia bastava seguire i consigli e le indicazioni degli operatori del comparto per non arrivare alla fine di fronte a questa situazione. E intanto l'attività di pesca è ferma da giorni. Manutenzione e buche stradali a Vittoria, i consiglieri Santo Cirico e Franco Caruso puntano l'indice sulla paradossale situazione dei risarcimenti verso coloro che subiscono danni ai propri mezzi. Ci sono infatti una ventina di atti per il risarcimento danni da insidie stradali. Mentre da un lato ci dicono che non ci sono soldi per acquistare l'asfalto, dall'altro si continuano a pagare migliaia di euro a chi si ritrova l'auto danneggiata. Tra problematica da Cate nel mirino del Movimento 5 Stelle, il mancato pagamento degli stipendi ai comunali, il recente sciopero dei netturbini e le dimissioni recenti del segretario generale del comune. Al centro di questi problemi resta per i grillini di Cate la mancata adozione del bilancio 2015 e per questo motivo è stata avanzata richiesta di un incontro col commissario regionale con l'obiettivo di cercare una soluzione condivisa e soprattutto tempestiva. Ci fermiamo qui per il momento, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.